A Motta Baluffi nel Cremonese, ristrutturate le antiche corti di Solarolo e Monasterolo e a Torricella del Pizzo, un originale museo di strumenti meccanici. Il Museo di Strumenti Musicali Meccanici a Marcord, a Torricella del Pizzo. E ancora a Motta Baluffi, l'antico monastero di Solarolo Monasterolo. Risale al 1000, due tappe nella bassa cremasca prima delle nebbie autunnali. Un territorio e realtà artistiche e culturali tutte da scoprire grazie anche alla Proloco che si appoggia ad un ostello per ospitare i turisti. Sono 40 anni che propone delle attività che vanno dalle attività culturali a quelle di promozione turistica del territorio, per cui avere anche un ostello significa collaborare. Collaborare in diverse iniziative che vanno dalla semplice giornata territoriale riguardante la conoscenza del nostro territorio a quelle che possono essere invece le conoscenze dei musei locali. La tipologia di ospiti che abbiamo varia, nel senso che arrivano ciclisti, visto che siamo proprio su una pista ciclabile, arrivano gruppi parrocchiali, famiglie, gruppi sportivi. E poi una vera e propria chicca, il Museo degli Strumenti Musicali Meccanici, con oggetti risalenti al periodo storico 1760-1930. Musica meccanica, che è un enorme movimento culturale mondiale, purtroppo in Italia dimenticato. E lo scopo primario è di riportarlo nelle scuole. I nostri ragazzi non conoscono la musica meccanica. Diciamo che non conoscono la nostra storia, perché dentro la nostra storia passa la musica meccanica, che era lo strumento che permetteva a tutti di poter divertirsi senza conoscere la musica. Il museo si trova a Torricella del Pizzo, è aperto la domenica pomeriggio e gli altri giorni su prenotazione. E ora a Brescia.